Joyce Spring, Clifford Brown, 1954. Prima che entrarci nell'analisi del sole di Clifford Brown, ascoltiamo l'intero brano registrato da Clifford Brown con Max Roach, sempre nel 1954. Buon ascolto e a presto. Thank you.
Clifford Brown, fantastico trompettista degli anni 50, uno dei più grandi esponenti del bebop, morto purtroppo giovanissimo, a 26 anni, e in quei pochi anni in cui ha avuto modo di esprimere la sua arte, ha segnato profondamente tutti i trombettisti da lì in poi, almeno i trombettisti che hanno avuto intenzione di seguire il linguaggio del bebop, ma non solo i trombettisti. Oggi esaminiamo il primo chorus su un brano sempre di Clifford Brown che si chiama Joy Spring. Questo solo è fantastico perché ha racchiuso in sé una serie di cose che sono tipiche del linguaggio bebop, oltre al fatto che Clifford Brown lo faceva in maniera assolutamente esemplare. Ascoltiamo quindi il primo chorus e poi lo esaminiamo. Nel solo di sax. Allora, è tempo piuttosto veloce, quindi come fare per aiutarci a decodificarlo e a capire le minime cose del suo solo? Ci aiutiamo con l'ausilio della tecnica, cioè utilizziamo una parte a velocità ridotta ed andiamo ad analizzare frase per frase. Eccoci. Ascoltiamo quindi a velocità rallentata le prime due battute. Avete sentito? Inizia con una nota cromatica, che vuol dire una nota di approccio alla nota dell'accordo cordale successiva, che è la terza dell'accordo, terzina per finire sul levare del primo movimento della battuta successiva, che anch'essa è una battuta cromatica, che non si giustificherebbe dal punto di vista delle regole, perché sul sol minore suona un la bemolle, ok? Una nona minore, quindi una nota veramente strana su un accordo minore, che tra l'altro è dorico, ma è come se anticipasse il do settimo successivo, e come quindi se facesse la quinta eccedente del do settima. Inoltre, questa soluzione dà una connotazione molto bluesy alla frase. E notate anche l'attacco in levare e l'arrivo in levare, che danno una forte connotazione, in questo caso di swing, della frase. Andiamo avanti. Avete sentito? Allora, che cosa fa qui? Un arpeggio sono note dell'accordo, a parte questo sol, quindi sono tutte note dell'accordo di fa settima. Ok, considerate che, per esempio, una cosa importante da fare su un'analisi di questo tipo di sole è prendere delle frasi che ci piacciono particolarmente e declinarle nei vari gradi della struttura, diciamo, armonica. In questo caso potremmo, non so, inventarci un esercizio. Una cosa semplice, ok? Però che ci consente di acquisire una diteggiatura, nel caso degli strumenti come il mio, diciamo, ma anche una consapevolezza armonica, una consapevolezza di frase, ok? Una frase da incamerare nel nostro bagaglio. Andiamo avanti. Qui che cosa fa? L'arrivo è sulla tonica dell'accordo si bemolle minore settima.
cosa che ogni tanto noi ci poniamo il problema, ma devo usare note particolari, note strane. Che cosa fa lui? Semplicemente arriva sulla tonica dell'accordo. Ovviamente con una frase molto bella precedente, quindi tutto sta a coniugare le frasi e le note di arrivo in una maniera bella. Quindi tonica continua come se fosse tutto si bemolle minore fino a qui, praticamente, fino alla al quarto movimento, dove ci dà un sentore di mi bemolle settima, quindi in cui suona la settima. La settima, la prima e la sesta, per cadere quella sesta lì che diventa la terza di la minore e scende secondo semplicemente un arpeggio di la minore, anche qui finendo su un re, ok? Quindi finisce con la nota re su re settima, quindi tonica sopra un accordo, sopra la tonica dell'accordo. Andando avanti. Fermiamoci qua, vedete due cose, due volte fa la stessa cosa, cioè sia qui, ripete la stessa frase ritmica, il che dà all'ascoltatore un modo di essere attento a quello che sta succedendo, ok? Non sono note buttate a caso, ma sono frasi che si ripetono e che si rincorrono l'un l'altra. Io faccio sempre l'esempio della quinta sinfonia di Beethoven, dove ci sono le quattro note iniziali, pa, 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 no? E ascoltate i primi minuti di quella sinfonia e guardate in quanti modi diversi, ritmici e anche poi armonici, eccetera, viene declinata quella frase. Quindi una cosa sempre da tenere presente, la ripetizione ritmica della frase e la sua declinazione poi. Quindi, che cosa fa? La sol, la si do, su do settima, note semplicissime. Qui siamo su fa settima maggiore. Attenzione, guardate che cosa fa. Su fa settima maggiore, tonica, settima, tonica, terza minore, quarta, per arrivare sulla terza, diciamo, di la minore, ok? Do bemolle, quindi si naturale. Ma è qui, questo la bemolle qui che è particolare, perché su fa settima maggiore non ci sarebbe bene, okay, essendo la terza minore, però lui che cosa fa? Anticipa il sentore di questo accordo qui, è come se l'accordo iniziasse qua, ok? E poi continua con una frase, sempre sulle note molto semplici dell'accordo. La cosa però interessante qui è che, guardate qui, do. Re naturale, re bemolle. È una delle cose che fa più spesso Clifford Brown e che si usa molto spesso nel bebop, cioè il racchiudere la nota, la target note, okay, la nota dove vogliamo arrivare, tra le due note vicine. Possono essere cromatiche o diatoniche, però è importante racchiudere questa nota perché dà un senso proprio di arrivo dove si vuole andare. Andiamo avanti, siamo su sol bemolle settima maggiore. Siamo fermati qua. Guarda, qui fino adesso si è mantenuto sul registro, a parte qui, diciamo, all'inizio, si è un registro medio, dopodiché finisce la sua frase con un abbellimento e fa crome, 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 crome. Però come le fa queste crome? Innanzitutto state attenti al modo di esprimere queste crome, di pronunciarle. Cioè è un layback che si chiama, cioè il modo di stare indietro rispetto al tempo, quindi la sezione ritmica continua sul tempo e il solista tira indietro. Questo dà una forte connotazione di swing. Notate una cosa qui. Chiaramente non esaminiamo tutti
moltissimo nel particolare, ma ci fermiamo sulle cose principali. Qui fa una cosa che fa spesso, cioè l'arpeggio discendente, ok, dell'accordo di settima maggiore. Lo farà qui e lo fa altrove, adesso ci arriveremo sul fa settima maggiore, lo fa qui, ok? Andiamo avanti, ascoltare. Qui di nuovo. Adesso, questa è una... un sali scendi sempre sulle note dell'accordo, ok? Dopodiché prepara che cosa? Qui siamo stati molto tranquilli, crome, qualche terzino ogni tanto, questi sono abbellimenti, quindi diciamo non sono influenti dal punto di vista né ritmico né armonico, sono solo effetti strumentali. Adesso prepara una cosa diversa, cioè va verso un nuovo territorio. Fino adesso siamo rimasti in un territorio dove le crome e le terzine di crome regnavano, adesso andiamo verso un nuovo territorio, quindi apriamo un nuovo capitolo, che è una cosa importantissima, cioè dare una frase, l'inizio della storia, siamo all'inizio della storia, poi capitolo successivo, la storia cambia lo scenario, cambia i personaggi, perché poi sia il primo capitolo sia il secondo capitolo si riuniranno nel terzo capitolo o più avanti. Avete sentito? Qui parte con una raffica di semicrome che diciamo fa per quasi due righe. Semicrome con un andamento molto cromatico, quindi parte da qui, da Sol. Finisce col suo solito arpeggio, diciamo, di Sol settima bemolle, Sol settima maggiore. Andiamo avanti, quindi qui si prende un respiro e cambia ancora qui, quindi ha fatto questa tirata lunghissima cromatica e semicrome, e qui tira un respiro e ricomincia un discorso diverso. Quindi inizia. Non è che fa niente di particolare dal punto di vista armonico, ok? Anche qui è un arpeggio a partire dalla terza di fa settima maggiore, quindi una cosa molto semplice, anzi non c'è neanche la settima, triade semplice, ok? Qui ta pa ta ta. Però sempre con questa sensazione adesso del layback. E qui inizia una frase lunga, molto bella, come vedete tutta il nome, che però ha una ripetizione in sé molto semplice dal punto di vista armonico, quindi con note semplici, molto lineari, anche abbastanza molto... diciamo note congiunte, non ci sono grossi salti, al massimo forse una terza. Sentiamo. Sentite la bellezza. Questo è il primo chorus, nella puntata successiva vediamo il secondo chorus, ma tenete a mente le cose principali, cioè
note cromatiche, ma note che racchiudono la nota d'arrivo, ok? Le approach note, quindi le note prima e dopo di quella di arrivo, che possono essere cromatiche o diatoniche. Diversificazione della struttura ritmica, quindi diversificazione e ripetizione, quindi ripetizione di una stessa frase per avvicinare l'orecchio dell'ascoltatore, per dargli qualcosa a cui aggrapparsi. Dopo cambio capitolo, altro scenario, altri personaggi, fino a dare respiro e riunire le cose insieme, ridare un'ariosità a quello che si sta dicendo, con inframmezzando cose complicate e invece andando verso la conclusione con una frase dolcissima, che è una ripetizione continua sugli accordi, per arrivare alla conclusione prima di rilanciare il solo sul secondo chorus. Alla prossima.